Prima la persona, poi il denaro. Questa è la raccomandazione di Papa Francesco agli imprenditori in un'intervista al Sole 24 Ore. Poi ai genitori dice: fate la pace con gli insegnanti dei vostri figli. Sentiamo Enzo Romeo. Eliminare la solitudine educativa delle famiglie, questa è la raccomandazione che ha fatto poco fa il Papa ricevendo in udienza l'Associazione Italiana Genitori. Va ricostruita l'alleanza con la scuola, troppo spesso insegnanti e genitori si sentono avversari. Ampia è la riflessione di Francesco anche sui temi economici in un'intervista al direttore del Sole 24 Ore, Guido Gentili. La centralità della finanza rispetto all'economia reale nasconde l'idea sbagliata che i soldi si fanno con i soldi anziché col lavoro. Ma è il lavoro che dà dignità all'uomo, non il denaro. La disoccupazione è appunto conseguenza di un sistema che ha messo tra parentesi il lavoro sostituendolo con l'idolo denaro. La ricetta è di mettere al centro la persona, che vuol dire distribuzione e partecipazione di tutti i lavoratori alla ricchezza prodotta, rapporto azienda-territorio, responsabilità sociale, welfare, giusto salario e parità di trattamento uomo-donna, coniugazione tra tempi di lavoro e di vita, rispetto dell'ambiente, innovazione e creatività. Insomma, Bergoglio è convinto che occorra costruire un nuovo umanesimo del lavoro, senza guardare solo a profitto e produttività. Bene delle persone e dell'azienda vanno di pari passo. Sullo sfondo anche la sfida migratoria. I poveri fanno paura a chi vive nel benessere. Per superare le inquietudini serve un percorso di integrazione europeo.